GF. Heidi torna e abbatte Varrese. Ma in studio accade l'inaspettato. La Baci fa ritorno in scena, fuori dalla casa, per spiegare cos'è successo e fa a pezzi Massimiliano, per poi stupire con Beatrice Luzzi. Heidi Baci torna al Grande Fratello 2023 per spiegare nel dettaglio cos'è successo nel momento in cui ha deciso di andare via. L'ex GFina ha un confronto molto acceso con Massimiliano Varrese, smontandolo in diretta. Lui, invece, si fa forte degli strani applausi provenienti dallo studio di Canale 5. Andando con ordine, Alfonso Signorini rivela ai GFini che è presente fuori dalla Porta Rossa Heidi, la quale non ha intenzione di entrare nella casa di Cinecittà. Baci ha preferito non avere un confronto faccia a faccia, per mantenere un distacco. Signorini dà subito la parola all'ex concorrente, che ha lasciato la casa in modo abbastanza forte. In questo momento sono tranquilla perché ho tantissima chiarezza. Non vedo l'ora di dire la mia, perché ho visto tutto. Io sono d'accordo, posso capire le loro reazioni a caldo. È stata una scena forte. Alcuni individui sono andati oltre con la fantasia, tipo Massimiliano. Sconvolgente vedere persone dare opinioni sulla mia famiglia senza sapere. Ho capito subito che c'era qualcosa che non andava con mia mamma. Il fatto che io sono qua fa capire che mio padre non è un padre padrone. Non era paura, volevo tranquillizzare i coinquilini a casa, che sto benissimo. Sono andata per scelta mia, perché mia mamma stava male. Detto ciò, Heidi al GF fa riferimento alle particolari dichiarazioni di Massimiliano, riguardanti la sua calligrafia della lettera che ha scritto la scorsa settimana. Varrese, nei giorni scorsi, ha affermato di aver notato nella sua scrittura che le mani le tremavano. Dichiarazioni forti, che stasera Heidi smentisce, con l'applauso del pubblico a casa, ma non di quello in studio. La maggior parte dei telespettatori sta dalla parte di Baci ed è schierato contro Massimiliano. È raro trovare un commento di un fan dell'attore. Eppure sembra che lo studio sia composto solo da spettatori appassionati al percorso dell'attore. A quanto pare è così, ma il pubblico a casa non ci sta. A detta di questi telespettatori, è impossibile che Varrese possa ricevere applausi così forti. Persino chi non apprezza Heidi, non riesce comunque a stare dalla sua parte. Intanto, l'attore si difende con lo strano sostegno da parte dei presenti in studio e dichiara di non aver parlato più di tanto della questione, proprio per non aggravare la situazione. Heidi, però, non ci sta e continua la sua marcia contro l'attore. Questo individuo è una persona molto confusa. I pezzi mancano a te, credimi. Massimiliano, che fino a poco fa era addirittura convinto che tra loro fosse nato l'amore, non capisce il motivo di questo affondi da parte dell'ex GFina. Heidi ammette di essersi resa conto di essere stata manipolata dall'attore, in particolare quando le diceva che voleva tutelare la figlia. Inoltre, confessa di provare rabbia verso se stessa, per non essere riuscita a gestire la situazione.
Secondo l'attore, però, questo suo comportamento di stasera deriva dalla mancata voglia di prendersi le proprie responsabilità. Grande Fratello 2023. Beatrice Luzzi e Heidi fanno sognare. Heidi ammette di essere rimasta dispiaciuta del fatto che i suoi ex coinquilini abbiano alimentato la questione legata al padre. Non parlo di tutti, infatti, ho visto che Beatrice si è resa conto, afferma. Fiordaliso si scaglia contro l'ex GFina, facendole notare che definendosi un'adulta non può dire di essere stata manipolata. Sono con te Heidi. È stato pressante, tuona Beatrice. Anche Cesara Buonamici è d'accordo. Tanto che fa notare che più volte hanno fatto tutti presente a Varlese che era pressante con la Baci. Quest'ultima poi spiazza dichiarando che tra tutti vorrebbe riabbracciare Beatrice. Scelta che fa discutere dentro la casa. Mia mamma è stata malissimo e ha spinto mio padre. Si è resa conto che non ero in me. Io mi sono rivista e non ero me stessa. Ora la situazione è sotto controllo. Grazie Alfonso. Chi voglio riabbracciare? Un nome c'è. Beatrice. Sono contenta perché lei aveva più bisogno di Vittorio e Letizia. Penso sia stata la persona più lucida lì dentro. Fiordaliso si oppone a questa scelta e si accendono vari scontri nella casa. La Luzzi si ritrova ad affrontare più concorrenti e poi, durante la pubblicità, tuona contro Varlese. Massimiliano doveva chiedere scusa ad Heidi, perché le ha rotto le scatole per settimane. È uscita per colpa sua.